Presentato mercoledì 14 febbraio nel Salone Bottiglieri di Palazzo Sant'Agostino, Think Renewable, il progetto didattico 2023-2024, giunto alla seconda edizione, proposto dalla provincia di Salerno in collaborazione con Legambiente Campania, per sensibilizzare gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado alle tematiche dell'ambiente e del risparmio energetico, con particolare attenzione quest'anno alle problematiche legate all'acqua. Il tema infatti sul quale lavoreranno i ragazzi sarà rispetto all'acqua, rispetto alla vita. Hanno incontrato i dirigenti scolastici e gli alunni di vari istituti provinciali, Maria Teresa Imparato e Michele Buonomo, rispettivamente presidente e dirigente di Legambiente Campania. Quest'ultimi componenti della giuria che valuterà gli elaborati insieme al professor Gennaro Cucurullo della Facoltà di Ingegneria dell'Università di Salerno. Per provare a costruire consapevolezza in una generazione che di consapevolezza sulle tematiche ambientali già ne ha tanta, ma che anche soffre quelli che sono gli impatti degli eventi estremi e quindi si diffondono le paure, ad esempio come l'ecoansia. Ne abbiamo tanto parlato nei scorsi mesi, nelle scorse settimane. Provare invece a conoscere i problemi come quelli che possono appunto può avere il nostro pianeta come, e il nostro territorio come la mancanza dell'acqua per prevenire, quindi la siccità che è molto diffusa soprattutto nell'area nord del nostro paese, e per prevenire chiaramente bisogna mettere in campo delle idee importanti a partire dai nostri stili di vita. La sinergia tra istituzioni, associazioni di settore come Legambiente e comunità scolastica è di estrema valenza per affrontare le tematiche ambientali, ha sottolineato il consigliere D'Onofrio. Con il progetto Think Renewable, che prevede lo sviluppo da parte degli studenti degli istituti scolastici di pertinenza provinciale di un'idea innovativa sulle tematiche ambientali, auspichiamo di aiutarci vicendevolmente nell'individuare valide idee per un futuro sostenibile. Di stimolare i ragazzi su una tematica che in realtà già li coinvolge molto direttamente, quindi diciamo per dare la possibilità alle scuole di portare una didattica innovativa e con un obiettivo finale, perché di solito le competizioni danno sempre uno stimolo in più, quindi spingerli alla didattica cooperativa, alla didattica laboratoriale, proprio per dare a ciascuna scuola e quindi a ciascun indirizzo la possibilità di far esprimere i ragazzi in una maniera a loro più consono.